Ho irrigato 5 ore fa con l'ala gocciolante. Guardate, guardate, è tutto secco. Per vedere un po' di umido devo scendere sotto 2-3 cm. Siamo in primavera. Voi immaginatevi l'agosto con 35 gradi fissi. Quindi l'occasione mi è propizia, come si suol dire, per parlarvi di pacciamatura. La sto facendo adesso con la paglia. Vi parlo dei pro e dei contro e vi faccio un breve resoconto della differenza tra la paglia ed altri tipi di pacciamatura che ho già utilizzato negli anni passati. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Paglia, una balletta costa circa 3 euro, dopo vi faccio vedere quanto è grande, e con una balletta riesco a fare due filari e 3-4 cassoni. Vado subito al sodo, pro e contro. Allora, costa poco, è completamente biodegradabile. Ovviamente, come tutti i tipi di pacciamatura, ha il pro, cioè il vantaggio di mantenere umido il terreno più a lungo. E questo si traduce alla fine in un risparmio enorme di acqua. Quindi se in estate devo dare l'acqua 2 volte al giorno, vi riporto qui il video che avevo fatto lo scorso anno ogni quanto innaffiare l'orto, ecco, con una buona pacciamatura anche a base di paglia riesco a dare l'acqua un giorno sì e un giorno no, sempre in base alle condizioni atmosferiche e al tipo di risposta che mi dà la foglia della pianta. Vi spiego il perché. Mi sposto su questa bellissima pianta di pomodoro, questa ha 2 settimane di vita di trapianto. Cosa succede? Quando manca l'acqua, la foglia tende ad appassirsi, si abbassa, si ammoscia proprio. Quello è un chiaro sintomo che bisogna irrigare, non bisogna dargli le secchiate d'acqua a quel punto perché facciamo più male che bene. Quindi l'irrigazione a goccia costante, poca ma costante, è la cosa migliore che si possa fare nell'orto. La pianta non soffre mai lo stress idrico e soprattutto non soffre mai l'asfissia radicale, perché se ci mettiamo troppa acqua, le radici si impregnano di acqua e non respirano. E quindi la pianta ha un altro tipo di sofferenza. E detto questo, arriviamo ai punti negativi della pacciamatura con la paglia. Dura poco, 3 settimane circa, e poi dobbiamo rincalzare, cioè rimettere l'altra paglia. Se c'è molto vento, come da me, che spesso ho delle trombe d'aria, ecco, mi porta via tutto e ho lavorato per niente. La paglia è un buon nascondiglio per le lumache, quindi se abbiamo questo problema, purtroppo con la paglia è difficile poi controllare l'invasione delle lumache. Rispetto ad altri tipi di pacciamatura, come per esempio i teli pacciamanti, quelli di plastica, siamo su un altro livello. C'è da dire che il telo pacciamante lo si porta avanti per un po' di anni, anche se è di plastica, però io ho teli di 6-7 anni fa che potrei ancora utilizzare. Hanno un controllo totale delle infestanti, mentre la paglia, comunque, dopo un po' le infestanti vengono fuori, non c'è molto da fare. Per contro, quando fa veramente molto caldo e il telo pacciamante è di colore scuro, ve lo lascio qui in sovraimpressione, il terreno si scalda moltissimo, cosa che con la paglia non succede. I raggi del sole vengono riflessi più facilmente, il terreno rimane un pochino più fresco e comunque ha la sua bella utilità, rimane bello umido. Quindi, questa ve la devo far vedere. Dan, mi ha sentito parlare, è venuto a trovarmi. Quindi, tornando a noi, si muoverà la telecamera perché lui è qua vicino. La paglia, se non avete altre possibilità, è uno dei materiali per pacciamatura migliore che voi possiate trovare. Costa poco, è biodegradabile e mantiene il terreno fresco. Vi mostro adesso brevemente, ma non c'è molto da vedere, ve lo dico subito, vista la semplicità dell'operazione, però come si può lavorare con la paglia, come si può mettere la pacciamatura. Vi sono due metodi, il metodo più facile e il metodo più laborioso. Io ovviamente parto dal metodo più laborioso, vi spiego il perché. Per fare un bel lavoro facile facile, si mette la paglia, quando è il momento di trapiantare la piantina, si sposta la paglia, si fa il buco e si mette la piantina, la paglia è già lì. Io, che non sapevo di trovare la paglia quest'anno, avevo necessità di mettere a dimora le piantine, quindi mi ritrovo adesso con le piantine trapiantate e la paglia da mettere. È un lavoro un pochino più certosino perché le piantine sono ancora piccole, soprattutto quelle piccole piccole, vedete questo basilico? La piantina viene coperta dalla paglia, non è il massimo. Oddio, se la piantina è sana viene su uguale, però se possiamo evitare. Allora, io qui come vedete, così come ho fatto lo scorso anno, pomodoro, basilico, pomodoro, basilico. Il basilico, se non lo copro, si riprende abbastanza bene, quindi gli vado vicino e cerco poi di lasciarlo libero. Quando metto la pacciamatura, se c'è qualcosa che non va, una foglia che tocca a terra o un filo d'erba che non mi piace,
ovviamente lo stacco. Ecco, vedete, abbiamo perso il basilico, quindi piano piano gli faccio spazio. La pianta è tenace, viene fuori lo stesso, però se evitiamo di coprirla è meglio. Come vi dicevo, questa mattina, cioè 5 ore fa, ho innaffiato con l'irrigazione a goccia e adesso stasera gli darò un altro giro, perché così almeno durante la notte mi rimane un pochino più impregnato il terreno. Sono ancora piantine piccole, hanno bisogno di una certa quantità di acqua e sta facendo davvero molto caldo, siamo intorno ai 25 gradi. Ecco, vedete, mi avvicino. Per quanto io prima di fare la ripresa abbia pulito dalle infestanti, qualcosa mi è sfuggito. Queste sono quelle che arrivano da lontano. Hanno terreno fertile. Io lavoro sul compost, Questo è un tipo di coltivazione, si chiama no dig, senza toccare il terreno, senza scavare il terreno. Ho del compost semplicemente e lavoro lì, non ho fresato il terreno. Questo comporta un sacco di vantaggi, ho una resa enorme, 3-4 volte maggiore a metro quadro rispetto a una coltivazione tradizionale, non ho nessun tipo di concimazione, neanche lo stallatico pellettato metto, soltanto acqua, c'è il compost, lavoro nel compost e soltanto acqua. Il controllo degli infestanti è molto più agevole, ci sono soltanto vantaggi a lavorare con il no-dig, ve lo dico subito. Ci sono colture che più di altre non è che necessitano, proprio è obbligatorio mettere la pacciamatura, qualunque essa sia. Tutte le colture come zucchine, fragole, cetrioli, eventualmente anche meloni, tutte quelle colture che hanno i frutti che poi si appoggiano a terra per la maturazione, prendiamo in considerazione le zucchine e anche le fragole che sono qui davanti a me, ecco, se non mettiamo un qualcosa per terra, quando il frutto tocca a terra e in attesa di maturare, 9 su 10 lo perdiamo. Le fragole che toccano a terra vengono mangiate inesorabilmente dalle lumache o da altri animali, oppure semplicemente marcisce quella parte che è per terra. Le zucchine uguali si rovinano, quindi sotto dobbiamo mettere qualcosa. A maggior ragione le zucchine veramente necessitano di una grande quantità di acqua. Queste, al pari delle altre, le ho innaffiate questa mattina e guardate, sì, è umido, ma a loro non basta. A loro serve una grande quantità di acqua e se la perdiamo durante il giorno con l'evaporazione non ci arriviamo più, anche perché io ho calibrato l'impianto a goccia per 20 minuti al mattino. 20 minuti per me sono circa mezzo litro a pianta, più o meno, qualcosa in meno, e quindi se la perdo a loro non basta assolutamente, loro hanno bisogno veramente di tanta acqua oppure di un buon risparmio idrico. Bene, vado avanti, domani pomeriggio vi farò un altro pezzo di ripresa e vi farò vedere la differenza del terreno dopo che avrò dato l'acqua qualche ora prima. Sempre la mattina do l'acqua, quindi nel pomeriggio vi farò vedere la differenza del terreno rispetto a quello che vedete adesso, che è molto secco e polveroso. Vedrete che domani cambia completamente la musica. Vi porto l'esempio di oggi. Io ho innaffiato alle 7 tramite l'applicazione che ho sul cellulare e ora sono le 17:06. C'è stato un sole forte fino a 15-20 minuti fa e adesso vi mostro cosa abbiamo a distanza di circa 11 ore dall'irrigazione a goccia. Guardate, già dal colore si può vedere che il terreno è bello scuro e bagnato. Adesso ne prendiamo un po', eccolo qua, è bagnato, vedete, riesco a compattarlo, non è per niente polveroso. Come riprova dalla parte opposta della manichetta invece, vedete, giustamente di là l'acqua non arriva, arriva solo da una parte, ho solo una manichetta. Quindi, grazie alla paglia che ha fatto la pacciamatura, io ho ancora il terreno umido e rimarrà così ancora per molte ore. Domattina alle 7 farò un'altra irrigazione. Questa è l'importanza della paglia. Ora vi mostro il lavoro che ho fatto nei giorni scorsi e poi chiudo il video. Vi faccio vedere uno spettacolo. Questa è la mia fila di pomodori, quella che vi ho fatto vedere poc'anzi. Ho messo quindi un 20 cm di paglia. Qua c'è ancora qualche pomodoro da mettere a dimora, non ne trascurerò neanche uno, tutti li metterò. Ma non solo, ovviamente, la paglia, vedete, l'ho messa anche
nel cassone qui ho le melanzane, guardate che bello che è. E vi mostro una cosa, siccome c'ho i gatti, qualcuno è venuto, l'ho usato come lettiera, devo metterla a posto ovviamente. Ecco, qui abbiamo il mais e le zucchine e qualche melanzana. Il colpo d'occhio è bellissimo, eh? Questa è la baglia di paglia che mi è rimasta, come vi dicevo, 3 euro, ne ho usato circa un quarto. Qui abbiamo un cassone con le patate, sono quelle naturali, sono venute da sole, quindi le ho volute lasciare. Abbiamo ancora qualche zucchina e abbiamo, è natura a volte, abbiamo qualche asparago che avevo messo a dimora 2 anni fa, non era venuto fuori niente. E quest'anno è venuto fuori tutto, patate, asparagi, tutto quanto. Qui abbiamo il cassone con le fragole. Un consiglio che vi do, io ho faticato molto per mettere la paglia sotto le fragole perché ormai sono grandi. Il lavoro migliore è, come vi dicevo, stendere la paglia e trapiantare le fragole, oppure mettere la paglia quando le piantine sono piccole. Ma la condizione migliore è quella di mettere la paglia e poi, dopo, in un secondo momento, trapiantare le piantine. Qui abbiamo ancora peperoni e mais e qui abbiamo le insalate, le lattughe. Ci sono ancora molte piazzole vuote che devo riempire e lo farò a scalare ovviamente. Questa impalcatura che vedete mi servirà per mettere il telo ombreggiante e sarà un punto di forza in estate per evitare che le insalate e le lattughe si brucino. Come vedete ho riempito tutti i cassoni di paglia. Bene, e su queste immagini io vi saluto, vi invito a chiedermi qualcosa inerente alla paglia, cioè alla pacciomatura, se ne avete bisogno, se siete alle prime armi vi aiuto molto volentieri per quello che so, non vi fate problemi, io cerco di rispondere a tutti quanti, quello che so ve lo dico, quello che non so non mi invento niente, vi dico semplicemente che non lo so e cerco di essere più onesto possibile insomma. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, condividete il video, mandatelo ai vostri amici se hanno un orto, se hanno questa passione, perché con questo sistema si risparmia tantissima acqua, il terreno rimane sempre umido e soprattutto aiutiamo le piante a crescere in modo sano. Vi auguro una buona giornata.